molti scontri davanti alla prefettura, la polizia carica e disperde i manifestanti che volevano impedire il comizio di Forza Nuova. Più di 1000 persone alla chiesa degli Eremitani per il funerale al maestro Scimone, in chiesa anche i suoi solisti veneti. Col taglio periferie a rischio anche i finanziamenti per restaurare le mura di Padova. Aumentare il presidio del territorio e la videosorveglianza, Confesercenti detta l'agenda. Telespettatori di Rete Veneta, ben trovati all'appuntamento con l'informazione cronaca da Padova e provincia. In apertura ci occupiamo dei violenti scontri di oggi davanti alla prefettura con la polizia, con la carica della polizia che ha disperso i manifestanti. Gli antifascisti manifestavano contro un comizio di Forza Nuova. Non sono neanche le 10 del mattino e questo è lo scenario di Piazza Antenore, nel cuore di Padova, dove la tensione è scoppiata per un comizio indetto dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore contro la gestione dell'accoglienza profughi proprio davanti alla prefettura. Il comizio era previsto per le 11. Una trentina di dimostranti tra centri sociali e No Global ha però occupato la piazza poco dopo le 9 con cartelli e striscioni antifascisti per impedire lo svolgimento del comizio, manifestando davanti alla polizia che era stata schierata a presidio della zona. La richiesta delle forze dell'ordine di sgomberare la piazza non è stata accolta e ha fatto inevitabilmente crescere la tensione fino alle cariche decise dalla polizia che hanno disperso i manifestanti. Tra di loro gli scontri inevitabilmente duri hanno provocato anche dei feriti. Circa un'ora dopo gli scontri si è svolta la manifestazione di Forza Nuova tra i 20 e i 30 militanti sotto stretto controllo delle forze dell'ordine, mentre la controparte, secondo il gruppo Global Project, si era ricompattata in corteo sotto il comune di Padova. Più di 1000 persone alla chiesa degli Eremitani per il funerale del maestro Scimone, in chiesa per l'ultimo addio anche i suoi solisti veneti. Più di 1000 padovani hanno voluto dare l'ultimo saluto al maestro Claudio Scimone, scomparso pochi giorni fa, nella notte tra il 5 e il 6 settembre. I solisti veneti, la sua orchestra, quella che ha fondato e diretto per più di 60 anni. Molte anche le autorità che hanno voluto omaggiare il maestro, presente anche il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, insieme alle massime cariche istituzionali cittadine, stretti al dolore della moglie Clementine. I suoi solisti veneti l'hanno accompagnato con musiche di Grieg, Massenet, Bach e Albinoni. Non ci sono stati applausi, come richiesto dallo stesso Scimone. Ci occupiamo ora della questione fondo periferie, perché col taglio a rischio ci sono i finanziamenti per restaurare le mura di Padova. L'appalto è già in gara. Lunga diversi chilometri, la cinta muraria di Padova è il più grande monumento presente in città. Queste opere di fortificazione, edificate nel corso dei secoli, oggi portano inevitabilmente addosso i segni del tempo e necessitano di un intervento urgente che nei fatti è già partito con le gare d'appalto per il restauro, ma che ora è messo in pericolo dal taglio del fondo periferie. Il bando periferie finanziava con 5 milioni e mezzo la ristrutturazione di 4 chilometri su 5 del perimetro delle mura di Padova, quindi si capisce bene che questo intervento dava una forte spinta a questi luoghi.
Se martedì la discussione imbarca male, visto che siamo in acqua, e per Padova vuol dire rinunciare a questo intervento che poteva dare spazio a tante opportunità. L'assessore Michalizzi è salito su una gondola bianca assieme ai rappresentanti del Comitato Mura e agli amici del Piovego per lanciare un appello al governo contro un taglio di fondi che nel complesso farebbe perdere a Padova 18 milioni di euro. Per quello che riguarda le mura, il progetto di restauro e valorizzazione tocca anche altre aree, come i sotterranei del Bastione Buovo. Noi abbiamo fatto negli scorsi anni delle sperimentazioni del Museo Multimediale delle Mura, ovvero di allestire in pratica questo luogo con delle videoproiezioni che raccontavano la storia della costruzione delle mura e tutte le vicende di questo settore della città. Questo è un progetto che vogliamo portare avanti, che porteremo comunque avanti con il supporto dell'amministrazione, ma è chiaro che se verrà a mancare il restauro di tutto il tratto lungo il Piovego, che era quello oggetto degli interventi con il bando periferie, la cosa perde molto del suo valore, insomma. Aumentare il presidio del territorio e la videosorveglianza a dettare l'agenda è Confesercenti dopo le decine di spaccate degli ultimi mesi. La polizia ha arrestato l'uomo accusato di essere l'autore di 7 spaccate ad altrettanti negozi o locali pubblici di Padova, ma le spaccate continuano. Ad agire è con tutta probabilità anche una banda di professionisti che ha spesso nel mirino negozi di abbigliamento. La tensione in città rimane alta, un vertice tra le categorie commerciali, il sindaco Giordani e l'assessore Bressa si è svolto a Palazzo Moroni, mentre la scorsa notte l'associazione commercianti del centro ha presidiato diverse vie e piazze fino alle 4 del mattino, in una sorta di ronda ribattezzata passeggiata di solidarietà che sarà ripetuta. Insomma, farsi una passeggiata non è né dannoso né altro, credo che va sempre bene e ci si rende anche conto un attimo di qual è la situazione. Purtroppo noi abbiamo una situazione, ma non è un problema di Padova, è un problema diffuso in tutta Italia, dove le dinamiche stanno cambiando. Abbiamo in campo dei soggetti diversi con dei problemi evidentemente di un certo tipo, per cui bisogna fronteggiare questa nuova situazione. L'allarme rimane forte assieme alla richiesta di utilizzare tutti i mezzi disponibili a contrasto di un fenomeno che ha assunto proporzioni preoccupanti. Un maggiore controllo territoriale con telecamere, un maggiore controllo territoriale anche con le forze dell'ordine e anche un'azione nostra dei commercianti con sistemi anti-intrusione, sistemi insomma avanzati per poter, questi sono i mezzi da mettere in campo. Era questo l'ultimo servizio, grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente.